Questa è un'emergenza! Devo uscire! Devo uscire! Tranquillo, Zero. Tranquillo, Zero. Tranquillo, Zero. Tranquillo, Zero. Tranquillo, 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 tranquillo. Mada! Ho appena trovato un ragazzo accasciato in mezzo alla strada. Sono sulla statale, ma in mezzo al nulla. Ma niente vedo intorno a me, c'è solo neve, neve dappertutto. Ma questa... l'ho vista tantissime volte negli schermi, ma non credevo che esistesse. E che fosse così fredda. Posso toccarla e metterci le mani, è divertente. Ma che succede? È divertente, però fa male. Stiamo cercando un ragazzo. Buonasera, lei è? Sì, scusate, stiamo cercando un ragazzo che si è assentato da casa oggi pomeriggio. Sì, piacere, io sono il dottor Salvetti. Lei è? Il padre del ragazzo. Mio figlio Michele si è assentato da casa oggi pomeriggio e non ha più fatto ritorno. Che sta succedendo, mamma? Nemico in avvicinamento. Nemico in avvicinamento. Mada! Mada, chiedo rinforzi! Mada! Tranquillo, Zero. È tutto sotto controllo. Una nuova genia di soldati virtuali. Cresciuti tali fin da neonati. Segregati in appartamenti ipertecnologici senza rapporto con la realtà. Solo macchine e computer. Ti ho portato latte con i biscotti. Mi piacciono i biscotti. Avanti, non mordono lì. Zero, non siamo noi i tuoi nemici. La realtà non è quella degli scherzi. Il mondo vero è là fuori. E anche adesso, che sono passati tanti anni, torno a chiedermi cosa sia vero e cosa no, cosa esista realmente e cosa sia solo una mia fantasia, arrivando all'assurdità di mettere in dubbio ciò che vedo e ciò che sento. Era stata Mada a liberarmi quel giorno, a ridarmi quella libertà che mi aveva tolto per i miei primi 13 anni. E da quel momento sono stato libero di fare le mie scelte. Libero di scegliere il mio nome, di chiamarmi Zero, ma anche Michele. Libero di ascoltare il rumore del vento.